L'eroina di questa storia è stata la più longeva tra i vincitori di un premio Nobel. Era una donna straordinaria che divenne una scienziata, nonostante l'obiezione del padre. Rita Levi Montalcini è stata la più stravagante vincitrice del premio Nobel e una delle poche donne ad averlo vinto. Ha vissuto per 103 anni e ha dedicato tutta la sua vita alla scienza. Era una neurobiologa e specialista del cervello che ha ottenuto il riconoscimento internazionale e leggendaria fama, facendo la storia, nonostante tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare. Non si è mai lamentata delle difficoltà, era ottimista e allegra ed era sicura che il segreto della sua longevità fosse nel suo infinito amore per il lavoro. Rita è nata in Italia il 22 aprile 1909 in una famiglia patriarcale. Sua madre, Adele Montalcini, era un'artista. Suo padre, Adamo Levi, era un ingegnere e un matematico. Entrambi amavano l'arte, la musica classica e la letteratura. Tre dei loro quattro figli hanno guadagnato fama e riconoscimento. Luigi è diventato uno dei migliori architetti del suo tempo. E la gemella di Rita, Paola, è diventata un'artista come la madre. Nelle sue memorie, Rita ha scritto che c'era una bella atmosfera in famiglia, piena di amore e affetto reciproco. I suoi genitori erano persone intelligenti, ben educate e coltivavano il valore di una professione intellettuale. Ma tutte le decisioni sono state prese dal capo della famiglia, marito e padre. Amava moltissimo le sue figlie e aveva un grande rispetto per le donne in generale, ma pensava che la loro carriera avrebbe interferito con il loro dovere di mogli e di madri. Era sicuro che le ragazze non dovessero studiare e fare carriera. Una donna doveva essere saggia, non per lo sviluppo personale, ma per l'abnegazione. Le ragazze avevano una buona educazione domestica, ma Rita non sarebbe stata felice nel ruolo di madre e moglie. Il suo idolo era una scrittrice svedese di nome Selma Lagerlöf, che divenne la terza donna a ricevere un premio Nobel. Da bambina anche Rita voleva diventare una scrittrice, ma la vita le ha riservato alcuni ostacoli. Una sua cara e affezionata amica, la governante Giovanna, morì di cancro e questo fece scegliere a Rita la medicina anziché la letteratura. Contro tutte le obiezioni del padre, Rita trascorse 8 mesi a studiare latino e biologia per conto suo ed entrò nella facoltà di medicina dell'Università di Torino. All'età di 27 anni ha conseguito un dottorato in medicina e 4 anni dopo in psichiatria e neurologia. Più tardi Rita avrebbe dichiarato: «Dai educazione a tuo figlio e avrai una persona istruita. Dai educazione a tua figlia e avrai una moglie, una famiglia e una società istruita». Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come assistente di un noto scienziato, Giuseppe Levi. Fu un pioniere nella ricerca delle cellule in laboratorio e fu lui a incoraggiare l'interesse di Rita per la neuroembriologia. Grazie a lui studiò presso l'Istituto di Neurologia di Bruxelles e nelle cliniche psichiatriche dell'Università di Torino. Giuseppe Levi è stato un grande insegnante, ha insegnato a 3 futuri vincitori del premio Nobel, la sua omonima, Rita Levi Montalcini, e i virologhi Salvatore Luria e Renato Dulbecco. Nel 1938 dovette lasciare il laboratorio. Ciò avrebbe scoraggiato chiunque, ma non Rita. A quel tempo era interessata al processo di crescita delle fibre nervose e utilizzava embrioni di pollo a tale scopo, poiché erano facili da mantenere. Rita li coltivava nella sua camera da letto, nel modesto appartamento che aveva affittato alla periferia di Torino e poi a Firenze. Più tardi avrebbe detto di essere grata per questo ostacolo, poiché lavorò da sola e ciò le permise di ottenere risultati migliori. Dopo il 1945 Rita tornò di nuovo in laboratorio. Presto i colleghi americani si interessarono ai risultati della sua ricerca. Victor Hamburger, neurobiologo ed embriologo, era tra questi. Rita, che era sotto la grande influenza delle sue opere, ha inviato i risultati della sua ricerca negli Stati Uniti. Scoprì che per il normale sviluppo del sistema nervoso le cellule nervose dovevano essere distrutte, ma in un modo speciale e programmato. Come ogni assurda idea di un giovane scienziato, all'inizio non fu accettata dalla società scientifica. Tuttavia, Hamburger invitò Rita a Saint Louis, rendendola una scienziata del suo staff. Durante il suo lavoro a Saint Louis, è riuscita a dimostrare che c'era un agente speciale che stimolava la crescita dei nervi. Lo ha definito un fattore di crescita nervoso.
Nel 1953 un biochimico americano, Stanley Cohen, si unì alla squadra di ricerca dove la Montalcini lavorava e insieme portarono i risultati precedenti al livello del premio Nobel. La comunità scientifica non era molto entusiasta della scoperta. Allora si sapeva che il tessuto nervoso non poteva rigenerarsi o crescere. A prima vista sembrava che gli esperimenti contraddicessero le leggi esistenti della fisiologia. Eppure Montalcini e Cohen avevano ragione e hanno scoperto molti altri fattori di crescita. Presto le loro scoperte iniziarono ad essere utilizzate in medicina per rigenerare i nervi danneggiati e rendere più facile e più efficace il trapianto di pelle. Dopo aver fatto una carriera straordinaria negli Stati Uniti, la professoressa Levi Montalcini è tornata in patria e si è dedicata allo sviluppo scientifico in Italia. Ha aperto un nuovo laboratorio di ricerca presso l'Istituto Nazionale della Salute di Roma e nel Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allo stesso tempo era professoressa alla Washington University e viveva tra i due continenti. Montalcini e Cohen non hanno ricevuto il loro premio Nobel fino al 1986. Rita, a quel tempo, aveva 77 anni. Con il suo spiccato senso dell'umorismo, ha intitolato il discorso al Nobel «Fattore di crescita nervoso», 35 anni dopo. La loro scoperta è stata considerata un fantastico esempio di come un ricercatore esperto possa concepire ciò che sembra solo caos. Le opere di Rita, negli Stati Uniti, sono state fondamentali per ulteriori ricerche sul cancro e del morbo di Alzheimer. Non solo, sono anche fondamentali per una migliore comprensione della crescita di cellule e organi. A differenza della sua carriera professionale, la sua vita personale non ebbe molto successo, almeno nel senso tradizionale. Non si è mai sposata e non ha mai avuto figli, ma è stata una sua decisione consapevole. Diceva che la sua vita era piena di grandi relazioni, sia a livello professionale che personale. Oltre alla scienza, ha sostenuto progetti di beneficenza e giovani scienziati. Rita Levi Montalcini era famosa per la sua ospitalità. Era solita organizzare feste a tema e ipnotizzare i suoi ospiti con le sue battute e il suo acuto spirito. I suoi detti erano spesso citati come massime. Inoltre ha ereditato il gusto artistico da sua madre e ha creato un suo stile di abbigliamento. Ha sempre avuto un bell'aspetto e capelli perfetti. Alla celebrazione del suo 100° compleanno presso la European Brain Research Institute, che lei stessa aveva fondato, ha detto che aveva mantenuto una straordinaria chiarezza mentale a causa del costante lavoro. La sua mente era acuta come sempre e continuava a lavorare sulla sua ricerca per un paio d'ore al giorno. Ha anche detto che nonostante la sua età, la sua mente era più acuta rispetto a quando aveva 20 anni, e questo grazie all'esperienza. Alcuni dei suoi segreti per una vita longeva erano svegliarsi presto, andare a letto alle 23 e mangiare moderatamente. Mangiava una o due volte al giorno perché era totalmente indifferente al cibo. Sosteneva che non fosse un grosso problema avere problemi di vista o d'udito, era una cosa che succedeva a tutti. Pensava che fosse molto più importante che il cervello continuasse a funzionare bene e si riteneva molto fortunata ad aver vissuto così a lungo. Il corpo muore comunque, ma il messaggio che mandiamo durante la vita rimane per sempre, disse Rita. Il mio messaggio è credere nei veri valori. In Italia, nel 2001, è diventata senatrice a vita. Questo titolo viene assegnato solo agli ex presidenti e ai cittadini che hanno portato gloria alla loro terra natale grazie ai loro successi nell'arte e nella scienza. Ha anche detto che non tutte le persone dovrebbero vivere fino a 100 anni, anche se è biologicamente possibile. In tal caso non ci sarebbe più posto per i neonati. Rita se ne andò poco prima del suo 104° compleanno, nel sonno. Rimarrà sempre parte della storia scientifica con il nome di imperatrice delle cellule. Wow, sei impressionato dalla storia di Rita Levi Montalcini? Conosci altre persone che hanno avuto una grande carriera nonostante tutti gli ostacoli? Fammi sapere nei commenti. Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace a questo video e condividilo con un amico. Ma non cercare di vincere un premio Nobel, abbiamo oltre 2000 fantastici video da farti vedere. Basta fare clic sul video a sinistra o a destra e divertiti. Resta sul lato positivo della vita.